Noi avevamo fatto opposizione alla richiesta di archiviazione che era stata formulata dal Pubblico Ministero, abbiamo prodotto documentazione e quindi ha accolto pienamente le nostre richieste. Quindi verranno fatte altre indagini e il GIP ha disposto e ha dato un termine di 6 mesi per la procura. Quindi noi speriamo che appunto queste ulteriori indagini possano dare un aiuto per individuare il responsabile. Il procedimento non sarà archiviato e le indagini non si fermeranno nel tentativo di risalire all'hater che per mesi ha preso di mira con pesanti insulti Ilaria Bidini, la giovane aretina affetta da osteogenesi imperfetta, paladina della lotta al cyberbullismo e nominata Cavaliere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. Sinceramente io non ci speravo più, perché poi era passato un bel po' di tempo e dicevo, ma chissà che hanno detto. Poi invece questa bella notizia mi ha fatto molto piacere. Vuol dire che ancora la sensibilità e la giustizia ci sono. Lo scorso 13 dicembre il legale di Ilaria Bidini aveva presentato opposizione all'archiviazione del fascicolo Ad oggi contro ignoti, producendo argomenti e nuovo materiale, richiesta oggi accolta in pieno dal GIP Angela Avila. Documentazione sostanzialmente è perché le offese, le minacce che sono state fatte dagli Arabidini si sono concretizzate anche successivamente alla querela e all'integrazione di querela. Quindi il pubblico ministero dovrà verificare anche queste cose, dovrà incrociare i dati e quindi speriamo che incrociando i dati questa persona ha commesso qualche errore e venga individuato. Gli approfondimenti tecnici saranno svolti dalla Polizia Postale e dovranno essere portati a termine entro la fine di agosto. Sicuramente il giudice è anche stata colpita dalle dichiarazioni che Ilaria ha fatto in udienza, perché effettivamente ha detto: io ho reagito così ed ho reagito bene, però altre persone potrebbero reagire male, anzi, diciamo che in altri casi hanno reagito male. Quindi ecco, lei è forte, però ognuno deve fare al suo compito e quindi la procura deve individuare questa persona, dovrà essere fatto un processo ed eventualmente dovrà essere punito.